Noi siamo videogiocatori, senza col dubbio, siamo videogiocatori. Tuttavia le persone questo non hanno il coraggio di ammetterlo, affidandosi alle più immaginabili scuse, come che i videogiochi sono arte o possono raccontare storie profonde come libri o film, dimenticandosi il loro vero scopo, ovvero divertire e far viaggiare la nostra immaginazione. Si può discriminare su come una persona vive la propria passione? Eppure questo media ha fatto grandi passi da gigante. Fin da quando ero un semplice ragazzino e la mia vita si divideva tra scuola, scazzottate e partite di calcetto in piazza. Io aspettavo la domenica mattina, giorno per me sacro. Non perché c'era la messa, ma perché ricevevo la paghetta che mi sarebbe dovuta bastare per tutta la settimana, ma che io, puntualmente, sprecavo nelle sala giochi, tra i cabinati Konami, Sega e Namco, i miei preferiti. Quando ero ragazzino, inoltre, andavo a casa del mio amico per vederlo giocare a quel videogioco che possedeva solo lui e che girava sulla piattaforma che possedeva solo lui. E non si scatenavano mai litigi su chi avesse la piattaforma di gioco migliore. Anzi, si godeva del fatto che avessimo più possibilità di scoprire nuovi videogiochi e di provarli insieme. E inoltre, ovviamente, era una scusa per andare a casa del mio amico a dargli fastidio. Ricordo i bei tempi di Commander Keen per 486, Killer Instinct per SNES, altro che Evo. In 10 in questo giorno che ci sembrava immenso. Mi ricordo anche di quei pomeriggi quando ci riunivamo tutti insieme per capire come andare avanti in Metal Gear Solid, perché mica l'avevamo capito che i nemici non si dovevano uccidere. Non eravamo in tanti ad avere il lusso di avere una console in casa, quindi ci si arrangiava come si poteva e ci si supportava a vicenda, come una fratellanza, senza alcuna gelosia. Anzi, eravamo affamati di condividere le nuove tecnologie tra di noi. Oggi tutto ciò fa quasi sorridere. Ormai videogiocare non è più un argomento da nerd sfigati o ragazzi scapestrati che passavano le giornate nelle sala giochi. Ora il videogioco è di tutti. Eppure sembra che qualcosa si sia incrinato nella nostra fratellanza, alla quale tutti apparteniamo. Ora tutto quello che vedo è videogiocatori ferire altri videogiocatori e insultare solo perché ha preferito giocare a un videogioco piuttosto che un altro, ha preferito giocare su una piattaforma piuttosto che un'altra. Colui che dispensa giudizi senza istigare un contraddittorio o mettere in dubbio le sue opinioni è proprio lui a trovarsi nel torto. Siamo videogiocatori e dovremmo avere il desiderio di sognare di videogiocare tutti insieme, a qualsiasi piattaforma e a qualsiasi videogioco di qualsiasi epoca storica. Forse iniziando tutti insieme a desiderare questo, raggiungeremo inizialmente un piccolo risultato. Potrebbe apparirci impossibile, ma non ci rimane altra scelta che cominciare da qui. Questo piccolo canale YouTube. Oh, bello Zell, bello, complimenti, bel pensierino, bel concetto. Ci riuniremo tutti, ci connetteremo, balleremo sotto la cronopioggia e poi cavalcheremo felici sui nostri mini pony verso l'orizzonte. Ma che cazzo stai a di? Non te specificatamente, che cazzo state dicendo tutti? Basta, basta, avete rotto i coglioni, basta, tornate a giocare. Che la media di voi gioca un gioco 20 ore e poi ne passa le successive 1200 a parlarne sul web, sui social. Basta.
ripartita dal primo Alone in the Dark del 1992 fino a che è cominciata a giocare ininterrottamente fino a che non è arrivata ai nostri tempi, al 2020. Poi vi sarà concesso disquisire di videogiochi, dopo, solo dopo. Nel frattempo giocate e non rompete le palle.